Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon mercoledì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Scrive il Corriere della Sera, opinionista sui temi della giustizia, criminologo in stile Roberto Abruzzone, e il nuovo destino di Raffaele Sollecito, che è stato ingaggiato da TGCom24 per il programma Il Giallo della Settimana, uno spin-off di Quarto Grado, che viene trasmesso il sabato sera. Condannato in primo grado, ma poi definitivamente assolto dall'accusa di aver partecipato nel 2007 all'omicidio di Meredith Kercher, Sollecito ora vestirà i panni di esperto di giustizia. Trova giusto che questi soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, anche se poi assolti, vengano coinvolti in programmi televisivi? Non lo trovo giusto, non è un bel esempio per i giovani, perché lui comunque è stato coinvolto in un delitto che ha mosso il mondo. Che poi sia stato assolto è un altro discorso, però comunque c'è stato un gran sospetto su di lui. Perciò è chiaro che lui in questa situazione ha avuto un'esperienza, ma non è così che si fa esperienza per andare a parlare alla televisione, cioè non devi essere un esperto perché sei indagato. Poi lo sappiamo, il papà che l'ha molto supportato, l'opinione pubblica, eccetera, non sono cose che fanno bene, cioè la giustizia deve essere anche svolta in altro modo, quindi la sua esperienza purtroppo non lo so a cosa porterà. Cosa non si fa per pubblicità? Cosa non si fa per lo share? Questi sono i risultati. No, categoricamente no, perché no, queste cose non si fanno. Poi è morta una ragazza, povera ragazza. Usare uno che, diciamo, non sanno nessuno che lui ha ammazzato o no, ma era lì presente, anche poteva fermare quelli due che hanno fatto tutte quelle cose orrende a quella povera ragazza, e adesso addirittura fa esperto di questa. No, io dico che non è giusto per la giustizia, per le cose che succedono in questo mondo. È Sollecito, addirittura. L'altra è andata in America, è diventata scrittrice, e pagano non lo so quanti soldi. Questo è di... ma perché fanno queste cose? Per i soldi, perché soldi, tutta questa vita gira intorno ai soldi. E che non ha soldi, fanno queste cose. No. Perché? Perché non ritengo che siano da presentare, cioè così all'opinione pubblica farebbero meglio essere più discreti, via. Eppure Paolo Liguori, direttore di DigiCom24, dice: Sollecito è stato definitivamente assolto e conosce la macchina della giustizia meglio di tutti noi. Forse bisognerebbe pensare alla sua competenza in materia invece che al suo curriculum. Cosa ne pensa lei? Paolo Liguori può dire quello che vuole, chiaramente è uno di parte, un giornalista, e si porta avanti i suoi risultati. Io rimango come cittadina, come madre, come persona pensante, rimango del mio parere. Quindi uno che è stato super processato, vabbè, è stato assolto, ok, non diciamo che poteva essere colpevole, però è stato imputato, perciò la sua esperienza arriva anche da lì. Se lui non avesse avuto questi problemi, sicuramente avrebbe fatto, che ne so, il commercialista invece dell'economista, che ne so. La mia opinione rimane quella di prima. No, negativo. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.